partecipato ad azioni di solidarietà. Chi sono i bambini poveri a Roma? Ci sono sia bambini italiani, che vengono quindi da contesti molto fragili, che bambini figli di immigrati, che sono nati in Italia e quindi sono residenti in Italia. Da questo punto di vista ci siamo accorti che non ci sono particolari differenze, perché entrambi vengono da delle condizioni molto difficili e quindi questo basso sociolivello economico. Le differenze poi più importanti ci possono essere sulla percentuale di sottopeso, che è soprattutto una condizione che si riscontra nelle famiglie migrate, e in particolar modo di stunting, che è un tipo di malnutrizione cronica che va a influire su quello che è la crescita in altezza del bambino. Questi due anni abbiamo avuto un'adesione altissima perché abbiamo visitato più di 1000 bambini, quindi a livello medico abbiamo visitato più di 1000 bambini e 504 li abbiamo inseriti nell'attività sportiva, ed è emerso che effettivamente i bambini hanno riscontrato dei grandi benefici da parte dello sport, ma anche a livello nutrizionale, hanno imparato a mangiare meglio. A me ginnastica artistica mi piace molto e la faccio anche da 2 anni. Mi piace molto perché in pratica mi fa tenere eleganza, mi fa mantenere con il fisico, e se in futuro avrei un figlio, appena con più di 4 anni, gli farei fare lo sport che gli piace, perché così in futuro avrà questa carriera che gli piacerà molto. Cosa vuoi fare da grande? O la ginnasta o la dottoressa. Cosa diciamo ai bambini che non fanno sport? Gli direi: bambini, provateci, perché lo sport vi fa stare in allegria, vi fa levare quei brutti pensieri che tenete in mente, e non sapete cosa vi perdete. Questo sport mi sono avvicinato a scuola. Quando ho sentito questa cosa, io subito ho detto di sì, corriamo subito. E questo sport a me mi dà tanta forza. Che sport fai? Judo. Allora, perché ti piace questo sport? Perché mi dà tanta forza e mi aiuta a combattere le paure. Quali sono le tue paure? Animali. Cosa facevi nel tempo libero 2 anni fa? Niente. Scendevo un po' giù al parco. È un'opportunità unica. I genitori sono felici? Sì, sono molto felici, perché io prima non facevo niente. Cosa ti ha dato in più questo sport? Mi ha dato degli obiettivi, ti aiuta nella strada, nel percorso.